Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Micingo24. Io sono qui con Formula 2016, voglio far vedere questo mini driver che ci ha fatto Filippo per giro il volante, veramente qualcosa di fighissimo. Poi arriverà anche il casco per giro, come dico io, non quello del gioco, è veramente verrà una cosa fighissima, quindi pian piano stiamo diventando sempre più. E oggi siamo qui in Cina per la gara, per la terza gara con la Red Bull e vi dico che questa pole, cioè in questa gara mi sento a mio agio. Oggi, di solito la Cina la odiavo, ma l'avete visto l'anno scorso quello che è successo. Abbiamo fatto una bella pole, però eravamo carichissimi, cioè sul dritto non andavamo proprio. Però intanto nel primo settore, nel secondo settore, che sono quelli là carichi, abbiamo dato un secondo agli altri. Quindi per farvi capire, sul rettilineo principale ci ha recuperato 9 decimi. Però dettagli. Partiamo veramente a cannone qua, peggio di Giannone. Veramente abbiamo fatto una cosa incredibile. Le due Mercedes sono rimaste un po' impiantate, non tanto Rosberg ma più che altro Hamilton. E dopo la prima curva, quindi già eravamo, ce ne eravamo andati. Poi qua guardate che fa Hamilton, mi prende in pieno. Qua io ero convinto che la gara fosse finita per me. Prendo in pieno anche Rosberg, mi rompo il flap. Qua non è colpa mia l'incidente, ma mi ha preso in pieno lui. Guardate qua, boom, Rosberg fuori. Mi colpisco con Hamilton e Rosberg. E io pensavo che la gara fosse finita per me, sinceramente. Però comunque, Virtua Safety Car, siamo noni. E vedete che alla fine della Virtua Safety Car eravamo veramente imbestialiti. In questa parte di circuito eravamo veramente forti, forti, forti anche sull'asciutto. Io sapevo che sa doveva venire a piovere. E facciamo qua un bel sorpasso. Poi qua c'erano Sainz, Rosberg e Alonso. Chi alzi il giro perché mi viene in culo. Dettagli. E qua passo poi Sainz, quindi infiliamo i due dietro rosso. Ma comunque sul dritto soffriamo tantissimo. E io sapevo che dovesse venire a piovere, infatti poi verrà a piovere. E qua superiamo anche Rosberg qua con un attacco molto bello. Lo portiamo all'esterno, però molto niente, tutto di niente di illegale, non c'è stato il contatto né niente. Qua poi che staccata facciamo? Lo portiamo all'esterno pure stavolta. Il problema è che lui adesso si infila e comunque riusciamo a tenerlo, però ci sarà un'altra di queste cose. Lui ci prova di nuovo. Vedete che anche stavolta lo porta all'esterno, però troppo esterno. E qua è colpa mia, l'ho buttato fuori, pardon. Poi qua vado ai box al nono giro perché tutti quanti erano andati. Io sapevo dovesse venire a piovere perché l'avevo visto e me l'aveva confermato anche l'ingegnere. E quindi vado ai box e guadagno molto perché ero già secondo allora perché tutti erano andati ai box. Però ritorno ottavo. Esco dai box ottavo. Quindi alla fine non è che ci abbia guadagnato. Però comunque sarà meglio per così. Perché Rosberg comunque sarà dietro. E tutto va bene. loro non montano intermedie. Facciamo una gara stile Australia. Recuperiamo posizione su posizione. Vedete che adesso ne superiamo continuamente. Palmer e Sainz li infiliamo subito così. Poi più avanti infileremo anche Gutierrez e Magnussen insieme in una manovra che non so come veramente mi sia venuta. Magnussen non si è fatto niente. Io ho detto vabbè, questo l'ho ucciso, tipo. Poi qua infiliamo anche Verlaine, poi si sposta. Poi Massa va ai box e lo superiamo in monte intermedie. Noi siamo a 37 secondi da Ricciardo, stiamo recuperando giro dopo giro. Vedete qua già era 35, poi qua addirittura 30 e quindi va ai box anche Ricciardo. Perché stava valendo veramente tanto. Ci esce a 4 secondi di distanza. Però non potevo fare niente in un giro 4 secondi. Poi lui aveva comunque gomme abbastanza più nuove. Vero che le intermedie non è che soffrono. Però alla fine possiamo a casa anche, cioè, una seconda posizione che va bene. Cioè sinceramente abbiamo fatto 3 podi nelle prime 3 gare. Un terzo, un primo, un secondo posto. Va benissimo. E sono molto felice per questo. Anche perché alla fine ha vinto Ricciardo. E la Red Bull vola. La Red Bull vola veramente. Addirittura Kvyat quarto. Dopo che si era girato inizio gara. Non solo con me, ma si era girato anche un contatto con Massa. Non so come ha fatto arrivare quarto. Comunque, per questo video è tutto. E ci vediamo alla prossima. Vedete che siamo primi anche nel costruttore 101 punti.